consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Come si chiama lei? Maurizio Abbatino, nato a Roma il 19 luglio 54. Può rispondere al pubblico ministero? Sì. Signor Abbatino, buongiorno. Non sento. Buongiorno, dico. Ah, buongiorno. Allora, vuole dirci a quale gruppo criminale apparteneva? Al gruppo Banda della Magliana. Lei ha conosciuto Danilo Abbruciati? Sì. Quando e per quale motivo? Lo conoscevo già a metà degli anni 70 e poi venne a far parte del gruppo, precisamente del gruppo che apparteneva, chiamato Testaccini, quello del gruppo di Testaccio, perché la Banda della Magliana erano praticamente tre gruppi che operavano insieme. Senta, che rapporti lei ha avuto con Danilo Abbruciati? Rapporti più o meno come avevo con gli altri, cioè era un po' di diffidenza, una persona che non è... Ero stato messo in guardia da Giuseppe Pucci Franco, che era una persona piuttosto da non fidarsi, insomma. Senta, e qual era la posizione economica di Danilo Abbruciati? Buona, era molto... economicamente stava molto bene. Sì. Lei ha conosciuto Ernesto Di Otallevi? Sì, non ho mai avuto modo di parlare con lui, però l'ho incontrato una volta in via Ostiense, sempre tramite Danilo Abbruciati. Ecco, e quando si tenne questo incontro, se lo ricorda? Non ricordo le date, comunque era prima dell'omicidio di Balducci. Sì, quindi prima del 16 ottobre 81. Come? Quindi dico prima del 16 ottobre 81. Sì. Ecco, lei è stato un po' più preciso, le ricordo a pagina 27 della trascrizione dell'interrogatorio del 5 marzo 98, lei ha parlato dell'80-81. E a pagina 9 della trascrizione del 10-12-83 ha detto nel 1981. Quindi queste erano un po' le sue indicazioni. Ecco, vorrei che ci dicesse per quale motivo si tenne questo incontro in via Ostiense ai Mercati Generali. Ma lui ci chiese di accompagnarlo, eravamo io e Edoardo Toscano. Siamo arrivati lì. Di Otallevi aveva un banco ai Mercati Generali proprio lì di Ostiense. Ci ha presentati, poi non ho assistito al dialogo. Io e Toscano abbiamo pensato che lui ci avesse portato lì proprio per far vedere che apparteneva al nostro gruppo. Comunque lui ci disse che l'incontro era per l'approvvigionamento dell'eroina. Un canale per l'eroina, insomma. Senta, come vi ha presentato Di Otallevi? Mi sembra come che vi ha presentati gli Abbruciati a Di Otallevi? No, mi sembra che ricordare il cognome e basta. Ecco, ricorda se vi abbia presentati come esponenti della Banda della Magliana? Ma sarebbe stato... No, ci ha presentato soltanto come col cognome. Ecco, oltre diciamo a lei e a Edoardo Toscano, ricorda se vi fosse anche qualcun altro? Quel giorno all'incontro? Sì. No, eravamo soltanto io, Toscano e Danilo. Eravamo come una BMW bianca di Toscano. Sì. Io vorrei... È passato molto tempo e in aiuto alla sua memoria vorrei ricordarle che a pagina 2 del verbale del 18 novembre 92 lei aveva dichiarato qualche tempo prima su invito di Danilo Abbruciati, io, lo stesso Abbruciati, Edoardo Toscano e Renato De Pedis
avevamo incontrato Ernesto Diotallevi, il quale, se mal non ricordo, aveva un banco presso i Mercati Generali, dove avvenne l'incontro. Danilo Abruciati ci presentò a Diotallevi come esponenti della banda alla Magliana. Ora, in queste indicazioni lei menziona anche Renato De Pedis come persona presente e dice appunto che Abruciati li ha presentati come esponenti della banda alla Magliana. Ricorda questi particolari? Forse passando tempo mi era sfuggito il De Pedis, anche perché sono stati due non incontri, due accompagnamenti. Un'altra volta l'abbiamo accompagnato sotto casa e magari non c'era il De Pedis, c'era soltanto lui. Mi è sfuggito il De Pedis. Sì, quindi diciamo lei è andato con Abruciati anche, anche sotto casa di Diotallevi in un'altra occasione? Sì, in un'altra occasione. Ecco, lei per quanto attiene la funzione di questo incontro, lo scopo di questo incontro, lei ha detto che si trattava di qualcosa inerente al traffico di eroina, alla fornitura di eroina. Ecco, questa eroina a chi doveva essere data e chi la doveva fornire? Chi erano i referenti? L'eroina veniva da appunto dai siciliani, che in quel tempo c'era Stefano Bontade, e questo era un canale che tenevano loro di testaccio, e poi insomma il quantitativo veniva diviso in tre parti, appunto con il gruppo di testaccio, il gruppo della Magliana e l'altro gruppo che era quello di Ostia Cilia, che faceva capo a Nicolino Felf. Sì, e questo diciamo quindi l'incontro con Diotallevi aveva anche una funzione relativa a questo contatto da stabilire con i siciliani? Sì. Ecco, e su Roma chi era il referente di Stefano Bontade? Su Roma il referente era Pippo Calò. Quindi Pippo Calò rappresentava i siciliani a Roma, esatto? Sì. E lei sa se Diotallevi fosse in rapporti con Calò? Certo, era, diciamo che per Danilo era praticamente il referente che quando Danilo voleva parlare con Calò doveva cercare Diotallevi. Senta, per quale motivo Abruciati, se voleva incontrare Calò, doveva rivolgersi a Diotallevi? Non so, forse può darsi che all'epoca era ricercato, comunque era una persona che si vedeva poco e sicuramente insomma non lasciava indirizzo facilmente. Quindi sa se vi fossero dei motivi di sicurezza? Che... Sicuramente. Sicuramente. Allora... Il fatto che Danilo Abruciati aveva procurato l'incontro, questo incontro ai Mercati Generali, influiva sul suo peso nella criminalità romana? E se vi influiva, per quale motivo? Noi abbiamo pensato che influiva perché in quei tempi Danilo era rimasto solo e praticamente non aveva nessuno. Pur essendo un vecchio boss considerato, era rimasto solo, in quei tempi insomma il gruppo nostro era abbastanza temuto. Sì. Considerato importante. Quindi era un modo per accreditarsi, è giusto? Come? Era un modo per accreditarsi, un modo per dire a Diotallevi e a chi stava con lui, dietro di lui, era un modo per dire che lui contava ed era importante. Sì. Senta, questi rapporti, diciamo, vorrei che lei vi spiegasse un po' meglio, vorrei che spiegasse quali erano i rapporti tra Danilo Abruciati, Ernesto Diotallevi, Giuseppe Calò e
diremo così, qual era in questa rete di rapporti il ruolo di Diota Levi. Il ruolo di Diota Levi era, più legato a Pippo Calò, credo che avesse anche qualcosa di parentela, tipo un compare, un testimonio, il battesimo, un matrimonio, qualcosa del genere. Quindi Calò era compare perché padrino di battesimo? O viceversa, tra Diota Levi e Calò. Sì. Rapporti con Danilo, c'erano rapporti d'affari. Danilo è una persona che è sempre stata legata a personaggi importanti, diciamo così. Era proprio nello stile, nel suo carattere, rimanere sempre in contatto con persone. Sì. Una persona che stava quasi dagli anni 70 è stata quasi sempre in mezzo a fatti e personaggi dell'epoca, insomma. E quindi diciamo, Diota Levi le ha detto che aveva questo ruolo di intermediario, intermediario, giusto? Sì. Allora, io vorrei che ci dicesse da chi e quando e dove ha preso questo ruolo che rivestiva Diota Levi nei rapporti tra Calò e Abruciati. Ma dai, e quindi la banda della ma banda. Dai stessi componenti, sia da Danilo quanto insomma che da Renato De Petis, ogni qualvolta che doveva incontrare i siciliani, loro poi si riferivano al gruppo siciliani, doveva sentire Diota Levi. O viceversa, sapevo anche che qualche volta è stato Diota Levi a mandarlo a chiamare. Sì. Diota Levi lo mandava a chiamare per conto di Calò? Sì. Senta, e lei ha, di questo ruolo di Diota Levi, lei ha preso anche da altri, oltre che da De Pedis e dallo stesso Abruciati? Non lo ricordo, però era una cosa scontata, insomma. Ecco, lei, diciamo, la pagina 7 del verbale del 5 marzo 98, oltre che di Abruciati, di De Pedis, parla anche di Pernasetti. Di Pernasetti, forse Pernasetti? Sì. Di Pernasetti? Sì, sì, esatto. Sì, perché era Pernasetti, faceva parte del gruppo. Ecco, lei ha accennato anche a un altro incontro che ha avuto, che in qualche modo riconduce a Diota Levi. Lei ha detto che ha accompagnato Danilo Abruciati sotto casa di Diota Levi. Ci vuole dire quando è avvenuto questo e per quale motivo? In quell'occasione Abruciati doveva recarsi da Diota Levi. Non me lo ricordo. Sicuramente è stato dopo quell'incontro a Ostiense. E comunque non siamo saliti su noi, mi ricordo che la zona erano degli appartamenti di 3-4 piani, degli edifici di 3-4 piani, abbiamo aspettato giù e la zona era Laurentina. Dove, mi scusi? Laurentina, una zona nuova. E lei ha visto che si sono incontrati? È salito Abruciati. Ah, Abruciati è salito da Diota Levi. Sì. E lei ha atteso nel frattempo, che cosa ha fatto? Veramente mi sembra che l'abbiamo lasciato lì. Avete lasciato e ve ne siete andati? Mi sembra, non lo ricordo bene, mi ricordo un po' sfumato, però mi sembra che l'abbiamo lasciato lì. Sì. Lei ha saputo, diciamo, scusi se lo ripeto. Come? Lei ha saputo per quale ragione c'era questo incontro? No. Lei sa se questo incontro sia avvenuto, ha detto che è avvenuto dopo il primo, quello dei mercati generali, sì. E può dire se è avvenuto prima o dopo dell'omicidio di Balducci? Prima. Senta, qual era la posizione di Diota Levi rispetto ad Abruciati e Calò? Lei sa se Diota Levi fosse subordinato? Subordinato, sicuramente subordinato ad Abruciati e subordinato anche a Calò. E questo, diciamo, come lo può affermare? Sempre sulla base delle stesse fonti o anche sulla base di altri elementi? Sono cose che, insomma, nell'ambiente erano risapute. Cioè, è normale che si capisca se una persona è subordinata o più. Anche se devo dire una cosa, che all'epoca Pippo Calò a Roma non era considerato proprio un grande personaggio
della mafia siciliana. Sapeva che faceva, come si dice, rappresentava i siciliani, però il vero capo era Stefano Bontade. Ecco, sino a quando è stato ucciso, perché Bontade è stato ucciso il 23 aprile 81. Dopo il 23 aprile dell'81 il ruolo di Calò è mutato? Ho avuto l'impressione che fosse, come si può dire, passato di grado, insomma, che fosse diventato più importante. Senta, lei ha avuto modo di vedere Calò? Calò l'ho incontrato una sola volta e non ci siamo parlati. Ero con Giuseppe Cifranco in una traversa di Viale Marconi. Penso che anno era 76-77, credo. Era all'entrata di una bisca clandestina. Mi ricordo perché Franco l'ha salutato, l'ha chiamato zio, e poi mi disse che era Pippo Calò. Quindi Franco Giuseppucci ha chiamato zio Calò? Sì. Senta, che nome utilizzava Calò, per quanto le risulta, durante la presidenza romana? Mario. Senta, dopo l'uccisione di Bontade, ricordo essere avuto il 23 aprile 81, all'interno del vostro gruppo della Magliana avete discusso di questo omicidio di Bontade e in che termini? Ma siamo fatte delle ipotesi che fosse stato addirittura Calò a farlo uccidere, comunque a portarlo in un tranello. Non ricordo il perché, però si parlò di questo. Sì. Senta, dopo l'uccisione di Bontade, il traffico di stupefacenti, il flusso di eroina, ha continuato o si è interrotto? Sì, è continuato. È continuato. Ecco, da questo dato che cosa avete compreso? Cioè dal fatto che il flusso di eroina non si era interrotto ed era proseguito? Che praticamente non era cambiato niente, nel senso, per il traffico è continuato e era passato nelle mani direttamente di Calò. Sì. Ecco, perché io credo che prima dell'eroina Calò più che altro si interessava del gioco clandestino a Roma. Infatti era risaputo che organizzavano partite in bische o circoli privati. Senta, dopo questa uccisione di Bontade, in cui voi sospettavate fosse responsabile anche Calò, avete saputo se lo stesso Calò avesse cambiato bandiera, schieramento all'interno di Cosa Nostra? Sì, si è parlato anche di questo, però non ricordo bene. Comunque, praticamente si era adeguato comunque a chi aveva voluto morto Bontade. Sì, quindi era passato con diciamo gli avversari di Bontade, in questo senso. Questo qui? Questo che dove parla di questo? L'incontro con Abruciati ai mercati. Allora, verbale, pagina 31, trascrizione 5398 e pagina 2, verbale 18-11-92. 18-11-92 e 31 e 5 marzo 98. Ora, lei sa se Domenico Balducci avesse collegamenti con Danilo Abruciati e con Ernesto Diotallevi? E se le risulta di che tipo?
Sì, avevano dei collegamenti, io so che Balducci a Roma lo chiamavano Mimmo il cravattaro, praticamente dava i soldi a strozzo. Sì. E comunque aveva collegamenti sia con Balducci, sia con Calò che con Danilo Abbruciati e Gio D'Alelli. E diciamo, lei come lo ha preso questo? Penso sempre da loro quando si parlava. Cioè da loro si riferisce ai protagonisti, e a Pernasetti, e De Pedis? Sì, sì, il gruppo. Noi eravamo molto legati al gruppo De Pedis, Abbruciati e Pernasetti. Senta, lei sa se Pippo Calò abbia avuto un interesse nell'omicidio di Domenico Balducci? Quando morì noi andammo a chiedere spiegazioni, anche perché era un omicidio che non riguardava fatti, insomma, della banda della Magliana, e loro ci dissero che era per fare un favore appunto ai siciliani, praticamente a Pippo Calò. Però non escludo che possa aver avuto interesse anche Danilo Bruciati. Loro chi si riferisce? Ha detto loro? Sì, vuole dire chi sono questi loro? A chi avete chiesto spiegazioni? Loro, il gruppo di Testaccio, De Pedis e Pernasetti. E anche ad Abbruciati? Come? Anche ad Abbruciati, dico, oltre che a De Pedis e Pernasetti. Anche ad Abbruciati. Quindi anche ad Abbruciati. Senta, può dire se e perché nacquero degli screzi tra il gruppo di Testaccio e quello della Magliana dopo l'omicidio di Balducci? Quello, uno degli scherzi principali fu proprio questo, l'omicidio di Balducci, perché non riguardava appunto fatti che potevano essere collegati con noi, non avevamo niente a che vedere, potevano compromettere già, noi avevamo in corso una vendetta. Noi avevamo in corso una vendetta contro il gruppo dei Proietti, era la cosa più importante. Dunque, mischiarci in altre situazioni che poi avrebbe comportato delle conseguenze, tipo carcerazioni di qualcuno che poi avremmo dovuto aiutare. Insomma, avevamo delle regole dentro i nostri gruppi che praticamente sono usciti fuori dalle regole. Quindi diciamo l'accusa che voi muovevate a questi del gruppo del Testaccio era di utilizzare per i propri fini la banda, sì. La banda. Senta, quindi l'uccisione di Balducci come un atto compiuto nell'interesse, come un omicidio compiuto nell'interesse di Calò. Ecco, in particolare, lei ricorda che cosa disse Danilo Abbruciati? C'è qualcosa che ha segnato la sua memoria sul punto? Sì, mi sembra che disse che doveva dare, non aveva restituito una cifra a Pippo Calò, gli era debitore. Quindi Balducci non aveva restituito una somma di denaro a Calò? A Calò, sì. E quindi per questo era stato, diciamo, voluto l'omicidio di Balducci? Sì, questo è quello che ci avevano detto a noi. Senta, lei sa se dopo l'omicidio di Domenico Balducci si fosse pensato di eliminare Danilo Abbruciati? Se dopo l'omicidio di Balducci? E avete pensato, se qualcuno della banda ha pensato di eliminare Abbruciati? Sì, sì, ma non soltanto Abbruciati, avevamo già cominciato a vedere delle cose strane e avevamo deciso proprio di eliminare sia Abbruciati che Pernasetti e anche probabilmente anche De Pedis. E per quale motivo questo? Come? Per quale motivo avevate pensato a questo già progetto? Già non ci fidavamo più di loro, era un ambiente, insomma, era abbastanza pericoloso. Ecco, poi per evitare che magari domani diventavano più forti e magari avrebbero deciso loro prima di noi. Sì. Senta, Abbruciati venne ucciso poi a Milano il 24 aprile dell'82 mentre stava
attentando alla vita di Roberto Rosone. Ecco, dopo questo tentativo di omicidio, quali iniziative lei e altri appartenenti al suo gruppo avete adottato? E che cosa vi dissero, che cosa le dissero De Pedis e Pernasetti in proposito? Quello, diciamo, che fu un secondo fatto grave per quanto riguarda i rapporti tra i gruppi. Infatti non sapevamo niente, ci siamo ritrovati con questa notizia che Danilo era stato ucciso a Milano. Le spiegazioni che ci furono date è che era stata una cosa fatta di testa sua, cioè nel senso che non aveva detto niente neanche al gruppo di Testaccio, e che comunque era sempre per fare un favore ai siciliani, che sarebbe Pippo Calò. Testa sua, a chi si riferisce? Cioè era stato fatto? Lei ha detto era una cosa che era stata fatta. Cioè, quelli di Testaccio, De Pedis, Pernasetti, cioè, che non sapevano, in primo momento dissero che non sapevano niente e che Danilo era andato appunto lì senza dire niente a loro. E che comunque. E che aveva agito d'intesa o comunque su incarico di chi? Come? E che quindi lei aveva agito da Bruciati d'intesa o su incarico di chi? Di a Milano. No, non ho capito, scusa. Cioè Bruciati aveva agito all'insaputa degli altri del Testaccio, cioè di De Pedis e di Pernasetti, così due le hanno detto, è giusto? Sì, sono stati due o tre, nel primo momento cioè, ci dissero, non sapevano che dissero, che non sapevano niente, un'altra volta poi ci dissero che aveva preso 50 milioni per andare lì, ecco. Per andare a fare questo omicidio. Ecco, quindi aveva agito nell'interesse di chi? Dei siciliani, di Pippo Calò. Sa se avesse agito anche quindi nell'interesse, o meglio, questo rapporto a Bruciati in relazione al tentato omicidio di Rosone, l'aveva avuto tramite quale canale? Cioè, tramite il tentato omicidio? Sì. Tramite i canali dei siciliani? Sì. Quindi, diciamo... Se ho capito bene la domanda, no? Sì, o meglio, voglio dire, a Bruciati aveva agito su richiesta, diciamo, di siciliani e di Calò, e questo rapporto a Bruciati con Nicalò l'aveva tenuto tramite chi? Ah, sempre, la posizione, sempre, la domanda è suggestiva, non l'ha mai detto. È chiaro che quando a Bruciati ogni volta che si rivolgeva ai siciliani e comunque a Pippo Calò c'era Diotallevi come tramite. Non ho mai sentito che parlava direttamente, senza insomma consultarsi o comunque contattare Diotallevi. Ecco. E quindi questo è accaduto anche con riferimento a questo episodio delittuoso, sulla base di quanto ha saputo. Poi ci fu anche un altro, non mi ricordo bene in che circostanza, che domandai anche a De Pedis, cioè il motivo, come questa cosa, di questo tentato omicidio, e mi dissero che appunto era un avvertimento per Calvi. Questo glielo disse De Pedis? Sì. Quando glielo disse, dove glielo disse? Glielo disse da solo una volta in un incontro. E De Pedis le disse, per quale motivo bisognava dare un avvertimento a Calvi? Perché non era più considerato affidabile. Non è per considerare affidabile, forse aveva intenzione di parlare, insomma. Cioè, aveva intenzione di parlare in che senso? Vuole spiegare? Di parlare, Calvi aveva avuto delle pressioni da ambienti mafiosi, massonici, politici, insomma, sembrava, mi disse che stava andando fuori di testa e non era più affidabile. Quindi bisognava avvertire Calvi perché non parlasse, non riferisse quanto a sua conoscenza. Sì,
un attentato dimostrativo, che comunque oltretutto mi sembra di aver capito anche che Rosone era una persona che si opponeva a Calvi. Sì. E lei come ha saputo che Rosone si opponeva a Calvi? Sempre tramite De Pedis. Con De Pedis avevo un rapporto un po' più stretto che con gli altri. Sì. E a volte, anche se no, era una parte che non mi interessava, ci scambiavo, insomma, quando parlavamo mi facevo spiegare un po' qualcosa che non conoscevo. E De Pedis come ne sapeva queste cose? Perché De Pedis era più legato a Danilo, e comunque molte cose, anche perché De Pedis, prima che Danilo, era stato legato a Giuseppucci Franco, che anche Giuseppucci era al corrente di molte cose prima che morisse. Sì. Senta, allora, prendendo a riferimento la data di questo tentato omicidio, del 24 aprile 82, quindi fine aprile 82, e quando è che De Pedis, quanto tempo dopo rispetto a questo tentato omicidio, le disse queste cose? Non ricordo, ci sono stati più incontri e qualche volta è capitato di parlare di questo, ma c'eravamo in corso anche, appunto, ho detto, questa storia della vendetta, quando c'era motivo di parlare qualcosa che mi facevo qualche domanda su questi argomenti. Comunque possono essere passati 6 mesi, 7 mesi, insomma, prima dell'83, comunque. Prima dell'83. Dunque, Roberto Calvi fu ucciso nel giugno dell'82. E lei ricorda se sia stato prima o dopo questo omicidio di Calvi? Che cosa? Queste cose. Ah sì, prima dell'omicidio di Calvi. Prima dell'omicidio di Calvi. Prima. Può essere più preciso sul punto. Come? Quanto tempo prima rispetto all'omicidio di Calvi? No, non lo ricordo. Senta, lei ha parlato di questi 50 milioni che Calò avrebbe dato a Bruciati per il tentato omicidio Rosone. Sì, ma è una cosa che a noi non ci ha convinto per niente. Ecco, diciamo, vorrei una conferma di questo. L'opposizione, Presidente, non ha mai detto che Calò ha dato 50 milioni. Infatti non l'ha detto, stavo vedendo. Ho detto che a noi ci hanno riferito che avesse preso 50 milioni dai siciliani. I siciliani è caro. Questo ce l'hanno riferito il gruppo di testaccio, De Pedis e Pernasetti. Finisca il discorso, ha detto non ci avete creduto perché? Come? Finisca il discorso, ha detto che non ci avete creduto a questa... No, perché Danilo non è che gli mancavano 50 milioni, insomma, per fare un omicidio. C'era sicuramente degli interessi maggiori. Ecco, che cosa intende dire che vi erano anche interessi maggiori? Cioè, qual era l'interesse ulteriore che aveva spinto ad agire a Bruciati, oltre all'utilità dei 50 milioni? Che anche lui era attivamente coinvolto in qualche operazione, non so, qualche operazione finanziaria, e comunque al limite, anche per fare un favore, era più normale che facesse un favore anche gratis che prende 50 milioni per un tentato omicidio. Scusi, non ho sentito le ultime due parole. Quali? Non so, ha concluso la frase, purtroppo non sono riuscito a sentire. Non sento neanche io. Vabbè, comunque nella registrazione ci sarà. Senta, nel tentato omicidio di Rosone vi era una funzione, e se vi era, qual era la funzione che ricopriva Diotallevi? Diotallevi? Sì. Penso che abbia fornito anche la seconda persona. Cioè, ha fornito in che senso? Per la commissione dell'omicidio si è impegnato a trovare l'altro
L'altro esecutore materiale? Non ho sentito. Che cosa vuol dire che si è incaricato di trovare anche l'altra persona? Penso che... perché il motociclista era un certo Bruno Gneddu, sì, che era anche lui che era collegato a Diotallevi. Sì. E questo come lo ha preso, come l'ha saputo? Sono cose che si sapevano nell'ambiente. Bruno Gneddu era un bravo motociclista, con precedenti da scippatore. Ecco, siccome diciamo, dobbiamo fare uno sforzo per cercare di capire sempre la fonte, quando parla di ambiente lei si riferisce a quali persone? Ambiente in generale, ambiente criminale romano. La sua banda? Sì, ma proprio in generale, anche dentro al carcere sono persone conosciute. No, ma il fatto che Diotallevi si sia prodigato, si sia attivato per fare in modo che anche Bruno Gneddu fosse impiegato in questo tentato omicidio, come l'ha saputo lei? Al di là del ruolo che Bruno Gneddu aveva di No, aspetta, questa è una cosa che ho detto, che penso io, perché Bruno Gneddu so che era amico sia del Diotallevi che della Bruciati, quindi... Ecco, lei ha parlato nel verbale del 5 marzo 98, pagina 19, in ordine ai ruoli di Diotallevi, dicendo che in questo delitto, questo tentato omicidio, aveva avuto il ruolo testualmente quello di fare da tramite da Pippo Calò ad Abruciati. Lo conferma questo anche? Sì. Senta, lei sa chi è Flavio Carboni e sa se avesse rapporti con appartenenti al gruppo di Testaccio? Sì, anche Carboni era insomma spesso nominato, sembra che era un costruttore legato a Balducci e a Danilo Bruciati. Senta, in ordine ai rapporti che ha avuto a quell'epoca Flavio Carboni con gli appartenenti al gruppo del Testaccio, può specificarci di che tipo erano e su cosa attenevano? Mi ricordo un particolare che una volta si parlò di un complesso residenziale in Sardegna, costruito comunque con i soldi investimenti insomma da parte di, c'era di mezzo Carboni. Flavio Carboni. Ecco, Carboni era di mezzo, ha detto, sì. Ma diciamo il denaro che veniva impiegato da dove proveniva, di chi era e qual era il ruolo di Carboni in questi, denaro, questi investimenti? Il denaro veniva dai siciliani e anche da Danilo Abruciati. Non so se anche il gruppo di Testaccio avesse messo qualcosa, perché a quel punto tante cose non ce le dicevano. Quindi i soldi provenivano... So però che erano interessati alla vendita di queste villette. Mi sembra aver visto anche delle fotografie, a Testaccio mostravano delle fotografie con questi appartamenti già costruiti. Chi è che le mostrava queste fotografie? C'era Maragnoli, Ettore Maragnoli, che è un altro personaggio che è legato al gruppo di Testaccio. Ettore Maragnoli. Ha detto Ettore Maragnoli? Sì, Ettore Maragnoli. Ecco, e diciamo Flavio Carboni che funzione aveva in questi investimenti? Praticamente mediatore di venderle. Flavio Carboni era un altro personaggio che era per quello che ho capito anche lui faceva girare dei soldi, insomma, i soldi più o meno sporchi. Comunque investiva denaro di provenienza da traffici. Illeciti? Sì, illeciti. Quindi, diciamo, Flavio Carboni era utilizzato per questi investimenti in Sardegna? Sì. Ecco, quando è che, diciamo, lei lo apprende questo dato? Questo in ordine al ruolo di tramite negli investimenti di Carboni?
sempre il periodo prima dell'omicidio Balducci. C'è stato un periodo che insomma il gruppo di Testaccio sembrava che stesse a fare degli affari proprio, insomma, al di fuori del gruppo Banda della Magliana. E quindi diciamo Carboni investiva anche questi soldi del Testaccio? Come? Carboni, dico, investiva o contribuiva ad investire anche i soldi del Testaccio? Ah, sì, Presidente, è suggestiva, ci ha detto che non lo sa sulla relazione a quelli del Testaccio. Comunque mi rimane difficile pensare che Danilo Bruciardi potesse avere degli affari senza coinvolgere il De Pedis. Sì. Ecco perché, quindi, allora, lei sa se Flavio Carboni abbia investito soldi anche del Testaccio? Sì, sì. Credo di sì. Ecco, infatti lei a pagina 9, per l'interrogatorio 5398, dichiara: il gruppo di Testaccio hanno cominciato ad investire di soldi nel mondo dell'edilizia, e so che usavano questa persona, appunto Flavio Carboni. Poi a pagina 3, verbale 30 maggio 94, Carboni amministrava i soldi dei testaccini e dei siciliani in investimenti immobiliari. Saputo dopo l'omicidio Balducci. Pagina 35, trascrizione 5398, i testaccini avevano investito dei soldi su un progetto, su delle costruzioni, delle villette a schiera fatte sulla Costa Smeralda. Perché legge questi stralci di interrogatorio? Non c'è contrasto, non è memoria, non riesco a capire il senso di queste letture. Ma volevo sapere in effetti, insomma, cerchiamo di fare le domande. È stato messo in dubbio che non l'avesse detto prima dalla difesa, quindi in ogni caso vuole spiegare diciamo in particolare dove si trovavano questi investimenti in Sardegna? Sulla Costa Smeralda. E la Costa, diciamo, lei ha attinto informazioni più puntuali sulla sede, sul luogo dove venivano, dove sono stati effettuati questi investimenti? Ricordo, guarda, che si parlava di un complesso residenziale, delle villette a schiera. Sì, sa qualcos'altro sul punto? No, so che in quei tempi Danilo si era recato giù in Sardegna. Sembra che aveva fatto qualche viaggio in Sardegna. E come ha saputo lei che aveva fatto dei viaggi in Sardegna a Bruciato? Quando ci incontravamo quasi tutti i giorni col gruppo di Testaccio, quando c'era, se magari qualcuno ha detto Danilo sta in Sardegna. Ecco, lei sa se anche a Bruciati abbia consegnato dei soldi a Flavio Carboni per investirli in Sardegna? Come se? No, lei sa se Danilo Bruciati abbia consegnato dei soldi a Flavio Carboni per investirli in Sardegna? Sì, non ricordo adesso che termini, però sicuro che abbia investito dei soldi in Sardegna. Anche perché poi erano interessati alla vendita. Senta, dei viaggi di Abruciati in Sardegna e della consegna di denaro a Carboni, lei ne ricorda di averne parlato con chi in particolare? Credo con Toscano. Ne ha parlato con lo stesso Abruciati, con De Pedis, con Pernassetti? Quello che veniva a sapere, insomma, lo veniva a sapere da loro, più che altro da De Pedis. Poi dopo ne parlavo con Toscano, appunto, che era una cosa che non ci piaceva, insomma. Senta, non le piaceva, non vi piaceva, perché? Perché non rientrava, appunto, cioè, noi quando ci siamo uniti come gruppo era appunto il traffico dei stupefacenti e tante cose non le condividevamo, e comunque se c'era un guadagno noi eravamo solidi dividerlo per tutti. A un certo punto ci siamo resi conto che loro avevano degli interessi per conto loro, e questa è una cosa che non ci era piaciuta. È da lì che insomma avevamo cominciato a decidere l'eliminazione, ma non così, anche perché era un gruppo pericoloso, un domani avremmo potuto ritrovarcelo contro.
magari appoggiato anche dai siciliani. Sì. Senta, ritornando a questo complesso in Sardegna sulla Costa Smeralda, lei sa se oltre a carboni abbruciati e di testaccini su quel complesso avessero interessi anche Balducci e Calò? Sì, credo di sì. Non credo, avevano. E diciamo le sue fonti informative sono sempre le stesse che ha dichiarato poco fa. Depedi se comunque anche abbruciati quando. Sì. E per Nassetti. Sì. Parla anche in questi termini a pagina 35 del verbale 5398. Senta, venendo ora a quel fatto di cui ha già accennato, delle fotografie mostrate da Ettore Maragnoli. Ecco, vuole spiegare dove vi trovavate e chi c'era presente, di cosa è avvenuto nel corso di questo incontro? Adesso non lo ricordo bene, comunque eravamo a Testaccio, eravamo vicino a un gommista gestito dai fratelli Capanna, insomma, che... No, era... E lì chi c'era presente oltre a Ettore Maragnoli? De Pedi, Pernasetti, Danilo, non ricordo se c'era anche, però adesso non sono sicuro, un certo Crinelli forse, Roberto Crinelli. Senta, e abbruciati che cosa disse in quell'occasione? Fece qualche proposta? Se la fece di che tipo? Niente, che c'erano queste ville da vendere, se qualcuno era interessato. Comunque si doveva vendere quel complesso residenziale. Mi sembra che erano più che altro interessati a, come si dice, a raccogliere una somma. Quel periodo avevano bisogno di denaro, di una somma consistente. La Bruciati aveva bisogno di una somma consistente? Sì. E a cosa serviva questo denaro? Non lo so, evidentemente aveva in mente qualche altra operazione finanziaria. Senta, ma mi sembra comunque era interessato anche De Petis, tanto che io gli prestai 100 milioni di parte mia, questo credo che non l'ho mai dichiarato, comunque, gli prestai 100 milioni di parte mia. Lui mi disse che me l'avrebbe ridati con degli interessi, e io gli dissi che ero interessato all'acquisto di un appartamento nella zona Vaticana, e lui ha detto che non aveva problemi quando a farmi prendere un appartamento a un buon prezzo, in quanto conosceva delle persone adatte. Allora, mi faccia capire bene. Allora, lei ha consegnato a De Pedis 100 milioni di lire. 100 milioni, sì. 100 milioni di lire. E gliele ha dati in relazione alle esigenze e necessità di De Pedis. Come? Lei ha dato questi 100 milioni perché servivano a De Pedis. Sì, De Pedis mi disse che aveva bisogno di una cifra, che doveva fare un'operazione bancaria, non lo so, un investimento doveva fare. E disse quanto potevo riuscire, io non ne parlai con i miei compagni che sicuramente erano contrari, comunque io gli prestai 100 milioni di proprietà mia personali. E lei in cambio di questa consegna di denaro che cosa chiese? Niente, lui mi offrì la devoluzione del denaro con degli interessi. Io ho detto: senti, facciamo una cosa, quando sei pronto, io sono interessato all'acquisto di un appartamento nella zona Vaticana. E lui dice: non c'è problema, te lo faccio avere io. Poi l'ha comprato questo appartamento? No, ci sono stati degli arresti, sono arrestato nell'83, una cosa è andata. Non ho neanche ripreso i soldi, veramente. Senta, ma questo episodio qui di cui ha parlato prima, cioè dell'incontro dove c'era pure Abbruciati, Ettore Maragnoli, si fa la proposta di acquistare la casa, di vendere queste case, alcune villette del complesso in Sardegna. Quando lo colloca nel tempo?
Quando lo colloco? Sì. Sembra dopo, forse dopo l'omicidio Balducci. Quindi dopo l'omicidio Balducci? Sì, comunque a quel periodo lì, insomma. Ecco, lei ricorda se in quell'occasione si sia fatto il nome anche di qualcun altro? Quando è stato quell'episodio? Quando veniva il nome fuori di Carboni veniva anche il nome di Pazienza, però non ricordo in che termini. Quindi, diciamo, quando è stata fatta questa proposta, diciamo, di Abruciati di vendere insomma alcune di queste ville, si è parlato di Carboni e di Pazienza, per quello che ricordo. Sì, non ricordo anche in che termine, comunque anche Pazienza praticamente era conoscente di Abruciati e di Carboni. Ma se ne è fatto riferimento da parte di chi e con riferimento a che cosa? Sempre questa storia della Sardegna, dei viaggi, non so, si va giù, cioè, se c'è Pazienza, qualcosa del genere, insomma, la Sardegna. Io non sapevo neanche chi era Pazienza. Comunque sembrava che fosse uno che sta anche lui stesso in mezzo a questi affari della Sardegna. Senta, lei sa se Danilo Abruciati avesse uno o più appartamenti in Sardegna? Sì. Propri? Sicuramente uno, comunque so che ne aveva acquistati degli altri appunto come speculazione per rivenderli. Comunque sicuramente uno ce l'aveva perché si recava in Sardegna. Senta, lei l'ha visto Carboni, ha avuto occasione di vederlo? E se l'ha visto in che occasione? No, mi sembra no. Non so, non ricordo se qualche una volta a testaccio, ma non sono sicuro. Se ho un ricordo un po' sfocato. Senta, lei è stato sentito il 15 settembre del 2005, e a pagina 5 e a pagina 31 insomma, si legge: io con riferimento a Carboni l'ho visto una volta, così l'ho visto a cena, so chi è. Come? Una? Risulta riportato nella trascrizione: l'ho visto una volta, così l'ho visto a cena, puntini puntini, so chi è. Ecco, volevo chiederle qual era questa cena, se può darci qualche altro dettaglio su questi. No, non me lo ricordo, dottore, sinceramente. Penso di averlo visto una volta, però non ricordo come e dove. Ma se è comunque a testaccio. Senta, lei sa se vi sia stato un progetto di gambizzare una persona che abitava all'Eur? Sì, ecco, anche quella. Ecco, quando è che ha saputo di questo progetto? Chi l'aveva richiesto? E se sa dire chi era? È una cosa che era partita da. Quando abbiamo conosciuto Nicolino Selis, che faceva parte, che era uno dei capi del gruppo di Ostia Ciglia, e comunque era una cosa che riguardava i napoletani, specialmente Raffaele Cutolo, però veramente non mi ricordo le motivazioni. So che siamo andati lì e ricordo anche più o meno il posto com'era. Non so se appartenesse proprio a Flavio Carboni, insomma, che abitava lì, o al fratello, non ricordo. Comunque c'era. E quindi, diciamo, la persona da colpire chi doveva essere? O Flavio Carboni o il fratello. Senta, lei. Ma era comunque, mi sembra, un avvertimento anche. Ma lei ha saputo per quale motivo doveva essere compiuta questa azione? No, non me lo ricordo, dottore. So che veniva, era partito insomma da Raffaele Cutolo, che faceva riferimento a Nicolino Selis. E riesce a collocare nel tempo questa azione? Questo era ancora prima, perché c'era ancora Giuseppe Pucci Franco. Dunque, prima, forse nell'80?
Va bene. Senta, lei ha conosciuto Claudio Sicilia? Certo, faceva parte del gruppo nostro. Ecco, qual era la considerazione di cui godeva all'interno del suo gruppo criminale? Che ruolo aveva? Forse possiamo dire, si poteva paragonare, diciamo, a Pippo Gallò con la mafia, Sicilia era con noi, era considerato un po' il cassiere della banda. Poi quando ci occupammo cominciò, insomma, la guerra con i proiettili, le lotte, abbiamo messo in mano tutti i contatti del traffico di eroina. No, era considerato, anche se non ha mai partecipato a degli omicidi, tranne uno, era considerato abbastanza di fiducia. Una persona affidabile. Affidabile. Senta, è stato consegnato da parte di un giornalista, Fiore De Rienzo, all'ufficio del pubblico ministero, una intervista che lei ha rilasciato e che è stata mandata in onda dalla trasmissione Chi l'ha visto. Visionando questa cassetta, lei ha lasciato, cioè si capisce, insomma, che lascia intendere che se le fossero state rivolte le domande appropriate avrebbe potuto dare indicazioni sull'omicidio di Roberto Calvi. Leggendo i verbali che ci sono agli atti, effettivamente non si trovano, gliene devo dare atto, domande specifiche su questo punto. No. La domanda va posta in modo corretto, perché la domanda su Calvi c'è. No, la domanda, non la domanda su Calvi c'è negli interrogatori. Beh, facciamogli adesso, non nulla vieta che gliela. Quindi si non possa faccia ripetere, suggestioni televisive il pubblico ministero. Avvocato Oliviero, stiamo calmi. Allora, no, io sono adesso calmissimo, Presidente. Beh, però questo modo di procedere negli interrogatori veramente non mi va, perché è scorretto nei confronti del codice di procedura penale. Qui di scorretto non c'è nulla se non forse il suo intervento. Io ho dato atto che ho ricevuto da parte di un giornalista che segue questo processo, una cassetta, l'ho veduta e ho riscontrato questo dato. Quindi io non posso, io ho il dovere di chiedere al collaboratore. Forse Avvocato Oliviero, chiedo scusa, informazioni, forse non ha capito una cosa il pubblico ministero. Cerchiamo di parlare uno per volta. Poi, Avvocato Oliviero, se lei dice che nel verbale di cui poi lei ha chiesto l'acquisizione c'è una domanda in questo senso, specifica su Calvi, ma il pubblico ministero non può dire che non c'è nessuna domanda specifica su Calvi. Ma dico, per sciogliere l'enigma basta che ci dice qual è il punto in cui c'è questa domanda. Ho capito, ma si devono porre le domande in base. E adesso gliela poniamo, su, poniamogli questa domanda, non perdiamo tempo. Se no la domanda facciamo fare a Rai 3. Ma queste... No, pubblico ministero, evitiamo queste cose. Stiamo veramente perdendo tempo. Facciamogli le domande appropriate di cui ha bisogno il signor Badini. Desidero sapere questo. Lei ha elementi che non ha riferito in precedenza per dire chi ha voluto l'eliminazione di Roberto Calvi e chi è il responsabile di quel delitto? Lei sa se Giuseppe Calò, Flavio Carboni, Ernesto Diotallevi siano responsabili di quell'omicidio? No, forse mi riferivo a quello che ho detto poco prima e che magari non credo di averlo detto in altre occasioni, cioè che Calvi è una persona che si sentiva oppressa, insomma, e stava dando segni di inaffidabilità. Ma le persone che avevano interesse a uccidere Calvi penso che sono talmente tante che non lo sa neanche chi avrà commesso l'omicidio materiale. Comunque io non lo so. Allora, in ordine al motivo per il quale fu assassinato Roberto Calvi, lei è in possesso di informazioni? No, mi disse De Petis che stava diventando una persona affidabile, che probabilmente avrebbe parlato. Quindi era una persona che era diventata inaffidabile. Mi ricordo anche qualcosa che mi dissi come un prestito che gli era
chi era stato chiesto tramite banca, e magari lui l'avrebbe voluto concedere, però aveva delle pressioni appunto negative. Mi spieghi, vuole spiegare un po' meglio, mi scusi, di quale prestito lei parla e a chi doveva essere dato questo prestito, chi è stato dato questo prestito? Il prestito era a De Benedetti, De Lorivetti, ma lui avrebbe voluto darglielo, però c'era qualcuno della massoneria che faceva delle pressioni. Allora, chi è che, siccome hanno parlato sulla sua voce, questo prestito a chi è che doveva essere dato e da parte di chi? A Benedetti, da parte del Banco Ambrosiano. E sia zitto, avvocato, è la seconda volta che mi interrompe. Avvocato Oliveira, sono continue azioni di disturbo che potrebbe risparmiarsi. Ma se lei stesse più zitto e più attento, può essere che sentirebbe meglio. Parliamo un po' più ad alta voce. No, Abbattino deve parlare meglio. Sì, anche Abbattino. Lontano. No, un po' più ad alta voce e non troppo vicino al microfono. Più alta voce. Allora, ripeto la domanda. A chi doveva essere dato il prestito e da parte di chi? Il prestito doveva essere dato appunto a De Benedetti, era stato richiesto a Benedetti o comunque dalla società che possedeva Benedetti, da parte del Banco Ambrosiano, quindi di Calvi. Sì. E questo, come si collega a questo prestito? Quali erano le pressioni che c'erano per dare questo prestito? C'era. So che lui gliel'avrebbe anche concesso, però c'erano delle pressioni da parte di persone legate alla massoneria che non volevano. Sì, diciamo, quindi questo prestito come si collega, secondo quanto ha appreso da De Pedis? Io questo lo dico per fargli capire che Calvi era una persona pressionata, insomma, sotto pressione, però non è che so, questa era una delle cose che tenevano Calvi sotto pressione. Quindi Calvi doveva dare un prestito, sarebbe stato disponibile, avrebbe voluto dare un prestito a De Benedetti, però c'erano persone appartenenti alla massoneria che si opponevano. Sì. E chi erano queste persone della massoneria che si opponevano? Non lo so, dottore. Come mai De Pedis le ha detto questa cosa e quando gliel'ha detta? L'ha detta durante uno dei colloqui, ogni volta che si parlava. Ho detto, con De Pedis avevo un rapporto un po' più stretto. Però erano argomenti che non mi interessavano perché io non ero addentrato e neanche volevo e c'è niente a che fare con queste storie. Sì, come mai De Pedis le dice queste cose? Le ha detto questa cosa in particolare? Ma io credo perché De Pedis ha sempre cercato di portarmi da parte del gruppo suo. Più di qualche volta mi ha fatto la proposta di passare con lui, che appunto le cose erano differenti, e comunque io l'ho sempre rifiutato, prima perché c'era Danilo Bruciardi, e comunque non avrei mai lasciato i compagni miei. Senta, queste cose De Pedis le ha dette prima o dopo l'omicidio di Calvi, che è il 18 giugno 82? Prima, sicuramente dopo l'omicidio Balducci, anche perché una volta mi disse adesso puoi passare con noi dal momento che non c'è più Danilo. Cioè, quindi lei avrebbe dovuto prendere il posto, viene proposto? No, il posto di Danilo non è proprio. E no, sapeva che con Danilo io non mi trovavo, non mi piaceva, era una persona che non mi piaceva, dunque dopo l'omicidio di Danilo adesso che c'è lui potresti venire con noi, ecco, questo, con me più che altro, perché poi il gruppo di testaccio era De Pedis ovviamente. Sì, quindi diciamo dopo che è morto Danilo Bruciati hanno cercato di portarla
Allora, De Pedis ha cercato di portarla nel suo gruppo e quindi di consentirle di rimpiazzare il ruolo di Abruciati, questo è il concetto. Sì. Ma so che comunque che ci avevano provato durante la mia assenza, durante un periodo di detenzione, ci avevano provato anche con Toscano. Forse cercavano soltanto di sciogliere il gruppo nostro, perché avevano un po' paura in quanto eravamo persone piuttosto decise. Senta, se... questo prestito di cui ha parlato a De Benedetti, quando è che sarebbe... doveva essere erogato? Ma non lo so perché me l'ha parlato come per dire questa è una delle tante cose, insomma, una persona che non sta più con la testa, ha delle pressioni qua, pressioni là. Vabbè, senta, per quale motivo, vuole spiegarlo, per quale motivo lei nel corso del verbale... Come, per quale motivo? Per quale motivo lei nel corso del verbale del 15 settembre 2005 ha manifestato l'intenzione di togliersi la vita? 15 settembre? 15 settembre 2005, quando è stato sentito dall'ufficio del Pubblico Ministero per farle ribadire le dichiarazioni rese in precedenza a seguito della modifica normativa che è intervenuta, lei ha manifestato, diciamo, un proposito di togliersi la vita. Per quale motivo lo ha fatto? E le chiedo anche se ci può dire se ha ricevuto o se comunque ha percepito dei segnali istituzionali tesi a congedare la sua collaborazione e comunque ad ostacolare il suo rapporto collaborativo. Quello dei togliermi la vita è stato uno sfogo, un attimo di depressione che stavo, era un momento particolare sia per problemi fisici sia, oltretutto avevo subito una detenzione per motivi che ancora adesso non ritengo importanti, e durante la detenzione non so da chi venne l'ordine di trasferimento in un carcere stranissimo, sicuramente non adatto alle mie condizioni fisiche e che comunque ospitava delle persone che fanno parte della banda della Magliana. Dunque, e ancora oggi non riesco a sapere chi è che possa aver dato un ordine di trasferimento così strano, anche perché sarei dovuto uscire da un giorno all'altro e all'improvviso, senza dirmi niente, venivo trasferito in carcere di Secondigliano, dove appunto è detenuto una persona imputata nel processo della banda Magliana. Quindi temeva che questo potesse esporre a rischi per la sua incolumità, questo trasferimento? Sì. Senta, quindi diciamo questo dato lo associa a quell'atto di protesta che ha manifestato nel corso del verbale? Sì, anche il carcere prima del trasferimento, un carcere punitivo, appunto proprio come si dice inadeguato alle condizioni mie di salute che erano abbastanza gravi. Sì, senta... Lei ha avuto modo di sentire il nome di Michele Sindona in relazione ai temi che abbiamo oggi trattato? Michele Sindona, guardi, una volta ci fu un appuntamento in un bar di Roma, Piazza del Popolo. L'appuntamento venne una persona che poi credo di aver riconosciuto in pazienza e si parlò di un omicidio che avremmo dovuto commettere noi della Magliana in America, che lui, loro, insomma, ci avrebbero dato degli appoggi logistici. La persona ci fu mandata da Semerari, era presente D'Ortensi, Alessandro D'Ortensi e altri amici miei della Magliana. Sì. E... Prego, continui.
la persona non venne fuori il nome della persona, però quando ne parlai con Franco mi disse che sicuramente era Sindona, e mi disse anche, dice, chissà che se stanno inventando, non ho capito perché ci hanno chiamato a noi. E questa è la prima volta che ho sentito parlare di Sindona. Quando parla di Franco, chi si riferisce? Franco Giuseppucci, che non era presente all'appuntamento, però mi domandò di che si era parlato. Io ho detto, ci hanno proposto un omicidio in America di un personaggio, lui mi disse subito, vedrai che si tratta di Sindona. Franco era un po' più addentrato di me su certe cose. E quando è avvenuto questo incontro? Forse 78-79, più o meno. Lei ha conosciuto il dirigente sanitario Fazioli? Sì, anche lì, in quell'occasione, ho sentito parlare di Sindona. Il dirigente sanitario Fazioli era una persona che mi preparava le cartelle cliniche, mi faceva dei ricoveri in ospedale, insomma, mi teneva lì in infermeria e comunque mi ha aiutato alla costruzione di una cartella sanitaria falsa secondo me. Sì, questo... E un giorno mi disse che era in difficoltà perché appunto c'era Sindona, che era stato appoggiato alla cella usata normalmente da Aliaccia, che è una cella speciale con delle pareti a vetri a giorno. Non sapeva come fare perché stava ricevendo delle pressioni sia sul trasferimento che sul fermo. C'era chi lo voleva mandare trasferito in un altro carcere e chi lo voleva invece fermare a Rebibbia. Sì, ma vuole spiegare di che tipo erano queste pressioni? Venivano da parte di politici e di massoneria, però non so chi era dei due, quello che lo voleva a Rebibbia e quello che lo voleva invece far trasferire. Senta, pagina 20 del interrogatorio del 5 marzo 98, lei parla anche di pressioni Vaticane. Quando dico politica volevo dire anche, insomma, pressione da parte di qualcuno del Vaticano. Sì. Vabbè. Non altre domande. Difensori? Presidente, prima di cominciare l'esame, già è successo con un altro collaboratore, io ho chiesto e chiedo anche per Abbatino che il pubblico ministero, che la Corte acquisisca al fascicolo il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16 quater, limitatamente alle parti di esso che concernono la responsabilità degli imputati nel procedimento. Inoltre, il registro tenuto al direttore del carcere, in cui sono annotati il nominativo del detenuto internato, il nominativo di chi ha svolto il colloquio a fini investigativi, eccetera, eccetera. Questa richiesta da parte del difensore, non mi ricordo per quale collaboratore, non è stata assolutamente esaudita, ma credo che sia assolutamente essenziale che venga esaudita per questo collaboratore, che a distanza di 20 anni dalla sua collaborazione comincia a dire cose mai sospettate e mai riferite prima. Ma voi non siete in grado di produrli questi documenti? Quali documenti? Questi di cui sta chiedendo. Ministero. Mica il pubblico ministero ha già dato il consenso alla produzione di tutti i verbali di Abbatino. No, per quanto riguarda la collaborazione, quando è iniziata. Io parlo delle norme di cui al 16 quater, 16 sexies, 16 quinquies della legge 15 gennaio 91. Che fa obbligo al pubblico ministero, su richiesta di parte, la mia richiesta c'è, di produrre tutti questi documenti. E sapere soprattutto, visto che ogni volta c'è un contrasto con le procure, sapere tutti i colloqui investigativi svolti dai collaboratori e di cui
Noi non sappiamo assolutamente nulla. Assolutamente nulla. Sono cose segrete che se magari sa il pubblico ministero, ma di cui noi non sappiamo assolutamente nulla. Il contributo di verità che posso dare in questo momento è che il mio ufficio, perlomeno dal 2002, dal marzo del 2002, non ha mai disposto o autorizzato alcun colloquio. Mica sto facendo un'accusa al dottor Tescaroni. Non è una difesa la mia, ho solo dato atto delle circostanze. Ma l'ufficio non è che possiamo scrivere a tutte le procure d'Italia? Adesso no, però sul registro. Vedremo l'ufficio, se è in grado. Ma c'è un registro però se è in grado il pubblico ministero di no, in grado, per legge c'è questo registro, Presidente. Questa richiesta. Sia per Abatino e l'altro qual era? Dunque, io prendo la norma, il 16 sexes della legge del 91 sui pentiti, sui collaboratori come vogliamo chiamarli, il giudice su richiesta di parte dispone che sia acquisito al fascicolo del pubblico ministero il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui l'articolo 16 quater. E questo perché, Presidente, con la legge del 2001, mi pare, se non vado errato, che ha riformato questa legge del 91, l'apporto collaborativo dei signori collaboratori ha una durata temporale, che è quella dei famosi 6 mesi, in cui certo non è che si deve ricordare se ha parlato nel corridoio del carcere, ha incontrato l'avvocato Oliveira, ha parlato con lui, no, deve ricordarsi le cose pesanti, gravi, importanti. E mi pare che quella novità che ha introdotto, io conosco tutti gli atti di Abatino, Presidente, parlo perché per conoscenza diretta, perché Abatino ha reso qualcosa come, non so, più di 100 interrogatori, assolutamente superiore, forse la cifra, e non inferiore. E beh, oggi ha introdotto un elemento che in 100 interrogatori non aveva mai detto, nel modo più assoluto. Ecco perché a questo punto, siccome lui si riferisce come elementi di conoscenza a persone morte, perché non ha mai riferito una notizia, una ringa, mi faccia parlare. Faccia la richiesta, non ha mai, sto spiegando il motivo della richiesta, non ha mai parlato come fonte di conoscenza di una persona viva in carne e ossa che può venire qui contraddirlo, affermare o corroborare le sue accuse, è sempre dei morti, vogliamo sapere insomma perché. Vabbè, la richiesta l'ha fatta, adesso faccia le domande. Non l'ha completata possibile, perché ha chiesto allora il verbale illustrativo e il contenuto della collaborazione. Poi che cosa chiede? E poi c'è, non è che chiedo io, dottor Tescaroni, la legge. Ma è lei che invoca una norma e che chiede? La legge a cui siamo sottomessi, sia io che lei. Dunque, registro tenuto al direttore del carcere. Registro. Di quale carcere? In tutte le carceri. Tutte le carceri d'Italia devo fare. In tutte le carceri dove è stato detenuto, ci vuole tanto, quando volete fate in 5 minuti, basta che telefonate al Ministero di Grazia e Giustizia e avete 5 minuti. Soprattutto con il direttore del DAP che c'è adesso. Va bene, facciamo queste domande, l'avvocato Oliveira se ne ha da fare. La prima domanda è questa, mi riferisco all'intervista resa a Rai 3. Che voleva dire lì? Opportunamente, se opportunamente era un messaggio mafioso oppure di che altra natura? Opportunamente sentito, che vuol dire opportunamente sentito? Non lo so, lo riferivo io opportunamente. Non credo che abbia usato questo termine. Adeguatamente. Appropriato, mi pare che Adeguatamente. Che vuol dire, secondo lei, termini di adeguatezza in un esame davanti a una corte d'assise? Mi vuol dire perché, che significa? Almeno che valore lei attribuisce a questa parola? Ma guardi, non ho capito la domanda, se me la può rivolgere. Senta, qua l'hanno sentita, Abatino, non prendiamoci in giro, insomma, perché la giustizia è una cosa seria. Dunque, l'hanno sentita pubblici ministeri e fior di pubblici ministeri. L'hanno sentita incontro esame fior di avvocati, a cui lei anche, fra l'altro, uno di questi ha fatto pure cenno pum pum di sparare. Dunque, l'hanno sentita anche esimi intervistatori della RAI. Dico, mi vuole dire perché non ha mai riferito nulla di concreto
che fosse a sua conoscenza diretta sull'omicidio Calvi. Anche oggi non credo che aver riferito. No, lei oggi ha introdotto un elemento, l'unico elemento. Dica qual è l'elemento che è nuovo, io le dico perché non l'ho riferito prima. Lei è stato sentito a Milano per l'attentato a Rosone, cominciamo così, va? No, penso di sì, non ricordo. Come non ricordo? Comunque non ricordo l'interrogatorio, però penso, credo di sì. Lei è stato a Milano, è stato sentito dal dottor Dell'Osso nel corso in corte d'assise per l'attentato al vicepresidente del Banco Ambrosiano, se lo ricordo o no? Sì. No, perché non ha detto quello che ha detto oggi in quella fase, che era più direttamente collegata alla morte di Calvi? Non so, mi dica la domanda, ecco, che domanda mi è stata fatta, io dico se ho risposto. No, la domanda gliel'ha fatta esattamente il pubblico ministero, dottor Dell'Osso. Ah, mi dica, quali sono le cose? No, la domanda che fa il pubblico ministero è questa, senta, con più specifico riferimento alle... Pagina, avvocato, pagina. Calma, pubblico ministero, calma. Non sono assegnate le pagine. Beh, no, mi deve dire la pagina. Pagina 28. Sì, usiamo un fino a quando non la trovo, lei non fa la domanda. Un tono più tranquillo, pubblico ministero. Non ci mettiamo sullo stesso piano, se no qui diventa una guerra. No, io sono contento se si mette sul mio stesso piano, Presidente. Sono contentissimo. Pagina 28. Oh. Domanda del pubblico ministero, che per cognizione della Corte era non Pinco Pallino, ma il dottor Dell'Osso. No, senta, con più specifico riferimento all'episodio dell'attentato in danno del vicepresidente del Banco Ambrosiano, del quale pure è stato richiamato alla sua memoria con specifica relazione le dichiarazioni che le ha reso a riguardo, le fu detto di questi 50 milioni nei termini che lei ha appena richiamato, le fu fatto, percepì lei un qualche elemento di cognizione, un qualche discorso relativo al contesto nel quale era maturato questo fatto e alla ragione per cui era stato posto in essere? Che cosa riguardo può dire dei discorsi intercorsi con De Peris e Pernasetti? Siamo, Presidente, al 93, siamo a 13 anni fa, 13 anni fa, e cioè in un periodo in cui eravamo più vicini ai fatti di cui alla contestazione. Risponde Abbatino. Mi ha fatto capire che tutto quello che faceva Danilo all'infuori dell'organizzazione era per fare un favore a questi siciliani ed avere noi un maggior vantaggio per quanto riguardasse il traffico della droga. In effetti noi abbiamo sempre pensato che Danilo era già addentrato su questioni che non sapevamo e non ne eravamo a conoscenza. Quindi l'elemento di intrusione argomentativa di oggi, non argomentativa, di intrusione di conoscenza, pseudoconoscenza di Abbatino oggi, cioè che l'attentato a Rosone era stato fatto per fare un avvertimento a Calvi, un attentato dimostrativo perché arrivasse a Calvi, all'epoca del processo all'attentato a Rosone, sia pure in una domanda specifica del pubblico ministero di specificare il contesto in cui era avvenuto quel delitto, ha risposto che non ne sapeva nulla. Comunque, prima della risposta, Presidente, io desideravo fare presente questo. No, facciamo prima rispondere, poi dopo farà il Presidente. Perché ci sono altre parti. No, facciamo parte, prima facciamolo rispondere. Ma io facciamolo invito, rispondere, poi altre parti le leggeremo. Una risposta su questo punto? Ma non so, forse non so, la domanda è stata formulata differente da oggi. Forse oggi trovo un clima più sereno di allora, non so. Oggi ho risposto quello che mi sentivo da rispondere. All'epoca ho risposto quello che mi sentivo da rispondere all'epoca. Se c'è qualche cosa che non... qualche contestazione me la facciano, però la risposta mia è quella che ho dato oggi. Allora, Presidente, le contesto, poi il pubblico ministero ci dirà quale pagina. È una mia specifica domanda a Milano, specifica, e ti ringrazio per avermela ricordata. Io chiedo,
Ah no, il pubblico ministero sempre, non sono se, se mi vuole dare per cortesia. Pagina 47, pubblico ministero. Una sola domanda, Presidente, questo è sempre dell'osso che parla. Se perviene un'ulteriore domanda, sempre nel contesto di questi rapporti, di questi pourparlers, di questi discorsi dei quali abbiamo parlato finora, ebbe mai occasione lei di ascoltare riferimento alla persona o all'attività comunque di Roberto Calvi o del Banco Ambrosiano? Il buon Abbatino risponde no. Pubblico Ministero, se mi trova lei le pagine in cui avrebbe affermato cose contrarie, sarei molto grato, molto ma molto grato. Certo, forse perché non lo so, ma forse all'epoca si parlava del suicidio. Come non era stato, scusi Abbatino, non era stato opportunamente interrogato sul punto a Milano. Rivero, deve dare la possibilità di rispondere. Presidente, a me non mi vanno le prese in giro delle aule di giustizia. Dopo, lei, sono autentiche prese in giro, Presidente. Questo lo farà, il commento lo farà nel momento opportuno. Certo, adesso, lo farò, ma no, le dico non mezza parola ad Abbatino, Presidente. Adesso deve lasciare al test la possibilità di rispondere. Prego. Ma chi è l'avvocato? Come? Chi è l'avvocato? No. Che gli interessa a lei che è l'avvocato? Professore di Calò. Non so, a parte che avvocato Oliviero, per cortesia. Vabbè, Presidente, uno che chiede chi è l'avvocato. Deve aspettare che lui risponda. Sta già il paravento, non è in grado di vederla in faccia. Mi distrae, dottore, ho perso anche... E ha chiesto il perché lei... In quell'occasione, quando venne sentito... Ah, io stavo dicendo, forse all'epoca non si parlava neanche dell'omicidio, che prima era il suicidio. E dunque, perché devo aprire un argomento quando si parla di un suicidio che poi è risultato... Sì, ma la domanda era precisa, cioè le era stato chiesto proprio con riferimento a Calvi, se lei sapesse qualcosa, non ho chiesto... Ma era un clima più pesante, dottore, che devo dire? Ci sono altre domande? D'altra parte, se continua così, anche c'è sempre. Ah, sì, ecco per esempio, c'è altra domanda ancora. Chiedo sempre grazie per la collaborazione. Questa è una mia domanda specifica. Abbatino, lei ha mai saputo, ha avuto notizie in relazione al presunto? Posso avere indicazione alla pagina? Pagina 21 dell'incidente probatorio. Quindi anche in un'altra occasione, Presidente. No, specifica, perché è incidente probatorio per questo processo. Mia domanda. Lei ha mai saputo, ha avuto notizie in relazione al presunto omicidio di Roberto Calvi? Abbatino, Maurizio? No. Avvocato Oliviero. Nessuno la informò, le diede elementi? Abbatino Maurizio? No. Vogliamo andare oltre? Vogliamo andare oltre? All'interrogatorio reso a chi? A Bardaro, mi pare. 30 maggio 94, ancora. Domanda del pubblico ministero, Elisabetta Cesco e Andrea Bardaro. In riferimento all'omicidio di Roberto Calvi, non sono in grado di fornire nessun elemento utile. Non se ne discusse nell'ambito del gruppo. Non era stato opportunamente e adeguatamente sentito sul punto, Abbatino? Può darsi, guardi, questo, signor Presidente, mi viene contestato spesso anche nel processo di Perugia. Però evidentemente non mi sentivo sicuro di fare alcune dichiarazioni. Chiedo che vuole che gli dica. Sa, non è che possiamo fare l'esame psichiatrico ora. Come? Sa, l'emozione oppure dei contesti in cui avvengono gli interrogatori, se le impongono, che ne so, stati soggettivi particolari, non possiamo procedere alla perizia psichiatrica sul suo cervello. Ci sono altre domande, avvocato? A voi, Presidente. E mica ci siamo fermati qui. Sì, ma quindi non faccia digressioni e commenti, faccia solo le domande. La mia domanda è specifica ancora. Perché adeguatamente non fu lui ritiene che non fu adeguatamente interrogato per aver dato oggi una risposta di una presunta causale, fra l'altro saputa da un morto, e cioè che l'attentato a Rossone era un avvertimento per Calvi, un attentato dimostrativo. Punto.
Altra domanda. Cioè questa che cos'è? Ti mi ha già dato la risposta, quindi non devi continuare a perdere tempo. Beh, non ci ha dato la risposta comunque. Altra domanda. Quando ci fu l'incontro a Testaccio, no a Testaccio, ai mercati generali per la conoscenza di Dio Dallevi, ma devo procedere a contestazione, Presidente, perché la risposta è già l'ha fornita al pubblico ministero. Quindi posso partire direttamente con la contestazione se lei mi faccio dà... Faccio la contestazione. Lui ha dichiarato che sostanzialmente Morto Bontade hanno continuato poi con Calò a fare traffici di droga. Ebbene, in quell'interrogatorio il pubblico ministero ce l'ha, sì. E quello dove parla di Testaccio, me l'ha detto lei prima. Ne ho dati due io, ho dato il 31, allora, pagina 31, è 8 gennaio 93. Questo non glielo ho dato, 8 gennaio 93 le dice. Allora mi ha dato una dritta storta. Avvocato, le ho dato due indicazioni, perché ce le ho scritte qui, pagina. Se lei vuole scherzare con le parole, va bene, e interpretare quello che viene detto come vuole, lo faccia pure. Ma io non le consento, no Presidente, io non consento a un professionista, va bene, di utilizzare strumenti di basso profilo come questi. Io giudico intollerabile, non ho mai visto, solo in questo processo, ho visto avvocati aggredire collaboratori di giustizia. Per me è qualcosa di inconcepibile. Ed è inconcepibile che un avvocato trasmudi dalle proprie compiti e faccia un qualcosa che non gli è dovuto, commenti. Io purtroppo ne ho viste di peggio. Francamente è intollerabile, è scarso rispetto, più che comunque nei confronti del pubblico ministero e della Corte. Mi scusi, ma Presidente, ma io lo devo non dire. Non è il solo avvocato che si... Ma è intollerabile, inqualificabile, che un professionista... No, lei il termine qualificabile per quanto cose. Riguarda... Avvocato Oliviero, vogliamo finirlo. Ma inqualificabile se lo mette da parte il pubblico ministero questa parola. Comunque la invito a usare un atteggiamento più corretto. Sono convinto che ce ne sono di peggio di avvocati in queste occasioni, però anche lei cerchi di mantenere un atteggiamento più corretto. Non è necessario, lei basta che metta in luce adesso queste contraddizioni, ma non è necessario che vada oltre. Né atteggiamenti aggressivi sia nei confronti del pubblico ministero che nei confronti del test. Allora. Danila Bruciati, anche legata al ministro Dallevi. Che ebbi modo di incontrare su sollecitazione della Bruciati stesso, poco prima dell'omicidio di Domenico Balducci. Allora, scusi, lei parla di un verbale dell'8 gennaio 93, che io le avrei dato, avvocato, è vero? Così mi ha detto. Allora, io le dico che tra gli atti depositati vi è il verbale del 30 maggio 94, 9 aprile 93, 18 novembre 92, verbale 20 settembre 94, verbale 15 settembre 2005, verbale del 13 maggio 94, verbale 27 maggio 94, verbale 2 maggio 94, verbale 4 luglio 94, verbale 23 settembre 94 e altri non ne ho. Questo verbale che io le avrei dato l'8 gennaio 93 non è a mia disposizione, quindi se mi dice da dove lo ha preso, per cortesia. Sarebbe tutta la mole degli interrogatori resi da Abbatino al giudice istruttore Lupacchini. Credo che lei l'abbia preso in modo questo. A me non risulta depositato questo verbale. Posso dire una cosa? Io Presidente, nonostante qui abbiamo pochi atti. 10-12-93. Ma ce l'ha sotto mano questo verbale, avvocato? Glielo faccia vedere. Che esista un conto, ma che io gliel'abbia detto e che sia questo procedimento è una cosa diversa. 8 gennaio 93. Lei li ha depositati tutti quelli davanti a Lupacchini. Io? Ma che sta dicendo, avvocato? Ma che sta dicendo? Oltre a quello che l'ho detto c'è quello del 5398 che fa parte del fascicolo del dibattimento. Sono troppi i verbali qui, evidentemente. C'è un po' di confusione. Deve essere sfuggito, dice. Avvocato, glielo faccia vedere questo verbale così. Io l'ho stampato dai dischetti. Verbale. L'avvocato Johnny dichiara che l'ha stampato dai dischetti che ci ha fornito la procura, credo che la questione sia superata. Ma quindi la colpa è dell'avvocato Johnny che sta lì in silenzio.
No, no, io non ho avuto nessun foglio di carta, ho avuto solo dei dischetti e ho questo interrogatorio che ho evidentemente stampato dai dischetti che mi sono stati forniti dal collega, quindi sono atti che sono contenuti quantomeno nei DVD. Nei dischetti che mi sono stati forniti. Sì. Guardi, la data allora io... la conferma è quella che ha detto l'avvocato Oliviero, la data dell'interrogatorio e il giudice che li ha raccolti? Sì, sì, 8 gennaio 93, io ho delle pagine contrassegnate con tre numeri diversi, c'è cioè un 86 in alto a destra, sì. Poi c'è un 281 e poi sì. C'è un numero scritto perfetto. Con la stampante 17.300. Allora, io le dico questo verbale dell'8 gennaio 93 l'abbiamo cercato per circa una settimana. Perché viene menzionato nel verbale del 5 marzo 98 a pagina 32. Questo verbale viene utilizzato nel controesame del 5-3-98, incidente probatorio, da parte proprio dell'avvocato che parla. Per andare a vedere cosa diceva questo verbale e se esisteva, abbiamo messo a soqquadro tutto il fascicolo per lungo e largo, con ricerca sia sul cartaceo sia sull'informatico, proprio per un doveroso scrupolo di esaminare tutti gli atti. Questo verbale non si è trovato, mi complimento con l'avvocato Gianni che assume che questo atto è inserito nel fascicolo del pubblico ministero. Vabbè, facciamoglielo vedere, se c'è motivo di ritenere che ci sia un falso, bene, altrimenti procediamo alla contestazione. Se il pubblico ministero dice che io l'ho utilizzato nel corso dell'incidente probatorio, credo che... Menzionato. Facciamo la contestazione e poi vedremo se è un verbale esistente o meno. Dunque, però voglio ricordare che la seconda volta in cui c'è una discrasia tra i verbali che sono stati tratti dal dischetto che è stato fornito dalla Procura e le carte, il cartaceo che c'è al pubblico ministero. Lei ricorderà che io mi avvicinai e nel verbale che avevo in mano, mi ricordo se era Di Carlo. Sì, lei non aveva una pagina, avvocato, me lo ricordo molto bene. Se lo ricorda? Da me per questo ho fatto la domanda e la verifica. Ecco, da me c'era il numero, non c'era il numero, mi pare, dal pubblico ministero sì, insomma ho l'inverso. Quindi non è la prima volta che capitano cose di questo genere. Caso con lei. Sì, vabbè, ma adesso evitiamo questi commenti di pubblico ministero. Adesso vogliamo accusarci, vi accusate reciprocamente di falso, non ho capito. Quindi questo mi pare che sia una cosa del tutto assurda. Quindi cerchiamo di andare avanti con questa contestazione. Comunque. Questa è la contestazione. Daniela Bruciati, è Abbatino che parla, era anche legato a Ernesto Iotallevi che ebbe modo di incontrare su sollecitazione la Bruciati stesso, poco prima dell'omicidio Domenico Balducci. Come già ho avuto modo di riferire, in quell'occasione Ernesto Iotallevi ci venne presentato da Bruciati come suo tramite con la mafia siciliana, quindi da Bruciati che presenta Iotallevi come tramite, e fu sempre in quell'occasione che si parlò di Pippo Calò come uomo di Stefano Bontate o come contatto con costui del quale avevamo cominciato a lavorare l'eroina. Tal'ultimo riguardo, mi preme ribadire che dopo la morte di Stefano Bontate, questo è il punto, si chiuse il relativo canale di approvvigionamento senza né che si prendessero contatti col Calò né che questi prendesse contatto con noi. Questa è la contestazione. Sentito, perché invece stamattina ha detto una cosa diversa, ci cioè ha detto che... Sì, ma a me mi sembra che sono piccolezze, che poi le cose importanti sono... Vabbè, se è che importante che il contatto meno, si chiuse, magari si chiuse per una settimana, poi ha ripreso. Bisogna vedere, insomma, mi sembra che si attacca a delle contestazioni di piccola cosa, perché poi il contenuto mi sembra che... Vabbè, questo lo lascio giudicare allo stesso. Avvocato a noi, insomma... Non faccia commenti pure lei. Prima lei, rispondendo al pubblico ministero, aveva detto che non c'era stata una soluzione di continuità, insomma che il morto Bontate avevate continuato a utilizzare lo stesso canale per l'eroina e che quindi avevate ritenuto che Calò avesse preso il posto sostanzialmente di Bontate. Invece in quell'occasione, vale che le è stato letto adesso dall'avvocato, lei ha detto una cosa diversa, ha detto che si erano interrotti i rapporti. No, vabbè, comunque no, ripresero le cose, forse si è fermato un tempo, insomma, però hanno ripreso i contatti con Calò. Presidente, devo intervenire per far presente che il 9 aprile 93 l'Abbatino, e questo è certamente, non come quello che non è depositato, questo è certamente un verbale a disposizione di tutte le parti e qui risulta
una versione assolutamente aderente a quella che ha fornito quest'oggi, e si legge: e invece questi continuava a stare tranquillo e il flusso di eroina non si era interrotto. Di conseguenza si pensò che Calò avesse cambiato bandiera, se non addirittura partecipato alla deliberazione dell'omicidio. No, la lettura deve essere integrale, perché non si capisce dopo. Allora, lo leggiamo in maniera integrale. Diciamo dopo l'omicidio di Bontate, tra noi comunque si discusse del coinvolgimento in tale fatto. Avvocato, la prego di non interrompermi. Dopo l'omicidio di Bontate, tra noi si discusse del coinvolgimento in tale fatto di Calò. Furono solo furono solo argomentazioni logiche. Infatti, stante gli stretti rapporti tra Calò e Bontate, l'uccisione di quest'ultimo avrebbe dovuto compromettere la posizione di Calò. Invece questi continuava a stare tranquillo ed il flusso di eroina non si era interrotto. Di conseguenza si pensò che Calò avesse cambiato bandiera, se non addirittura partecipato alla deliberazione dell'omicidio. Comunque, c'è una contraddizione con l'altro verbale. Questo l'abbiamo capito. Senta Abatino, lei è stato sentito ovviamente nel processo come teste, nel processo per l'omicidio Balducci? Il processo? Per l'omicidio Balducci? Sì, guardi, no, non li ricordo, se lei mi dice sicuramente sarò stato sentito. Come teste per l'omicidio Pecorelli? Sì. Come teste per l'attentato a Rosone, lo sappiamo. E sa come sono finiti questi processi? Non li seguo, dottore. No, non l'ho seguito. Qualcuno... No, il Balducci non so come è finito. Pecorelli non so, non ho capito bene se è in appello o è definitivo. No? Quindi lei non sa nemmeno se è stato dichiarato affidabile, non affidabile, niente. No, non lo so. Non lo so. Senta, lei mi conferma che all'epoca, stiamo parlando dell'81, a quando ha detto lei, Calò era denominato il cassiere della mafia. Cassiere? Il cassiere. Questo era considerato il cassiere, se era nominato non lo so. Non so che era conosciuto come Mario. No, no, che si è conosciuto come Mario, sappiamo da tutti, anche dai giornali, ma che era considerato il cassiere, a me questo interessa. Dica. Sì, nell'81. Senti, i contrasti con la banda di Testaccio, con i Testaccini, sì. A che cosa furono dovuti? Dovuti... Sì. Il più importante fu quello dopo l'omicidio di Balducci, ma anche quando avevamo capito che stavano facendo degli investimenti, appunto, investimenti che a noi non c'erano conosciuti. Insomma, si stavano arricchendo praticamente, stavano diventando ricchi, e a questo voleva arrivare. Per conto loro. Era una cosa che noi, cioè, avevamo altri regolamenti, noi se guadagniamo, quello che guadagniamo veniva diviso in parti uguali, cioè, a tutti i componenti. Questa è una regola che veniva adottata sia dal gruppo della Magliana sia dal gruppo di Ossia. Quindi c'era da una parte una sorta di invidia da parte vostra nei confronti dei Testaccini, no? Non c'era invidia, perché noi ci consideravamo anche, lo dico, mi dispiace dirlo, però ci consideravamo superiori, perché li potevamo eliminare quando volevamo. Dunque non avevamo nessuna invidia e comunque non ci mancava niente, perché i soldi li avevamo pure noi, non li accumulavamo, ma era un continuo, li avevamo anche noi. Abbiamo sempre pagato abbondantemente sia avvocati che perizie. Avevamo tutti delle ville, delle macchine, delle cose, non vedo perché dovevamo essere invidiosi. Semmai eravamo preoccupati perché diventavano troppo, troppo potenti. Presidente, io procederò a un'altra contestazione ora, perché già sul punto ha risposto, sulla conoscenza di Carboni.
interrogato a Milano, 10 dicembre 93, pagina 23 per il pubblico ministero. Vale 10. 12.93, adesso a Milano. Interrogato risponde, gli fanno la domanda il pubblico ministero, se le ho detto che non posso essere più preciso con Flavio Carboni perché non l'ho conosciuto di persona. Carboni? Sì. Ma infatti anche oggi ho detto, non ricordo, se, non ho detto che l'ho conosciuto di persona. Forse l'avrò visto, ma comunque so chi era perché se ne parlava, non l'ho mai detto, non ho detto neanche oggi che l'ho conosciuto di persona. Sento un'altra domanda per quanto riguarda gli investimenti, presunti investimenti di Abruciati in Sardegna. Lei dice che ha saputo queste cose direttamente da Abruciati? Abruciati, da loro. Da chi da loro? È molto generico. Non è generico, da loro vuol dire da Abruciati, o De Pedis o Pernasetti. Forse per lei è generico, ma per me era gente che ci incontravamo tutti i giorni. Ma scusi, in che periodo sarebbero avvenute queste conoscenze? Quali conoscenze? Sugli investimenti di Abruciati, quando l'ha saputo? Investimenti di Abruciati, dunque. C'è un po' di difficoltà per le date, comunque facciamo. Più o meno, non è che le chiedo tra l'81 e l'82. E lei si ricorda i periodi di detenzione di Abruciati? No, non ricordo neanche i miei. Negli anni 80, quindi a partire dall'80, quante volte avrà visto le Abruciati? Negli anni 80? Dagli anni 80 in poi, quante volte ha visto Abruciati fino a che lui morì? Quante volte l'ho visto dove? Fuori? Sì. Fuori, guardi, quando era fuori ci incontravamo quasi tutti i giorni. Ci sono stati dei periodi di detenzione, ma erano sempre molto brevi. Anche una volta siamo stati detenuti anche insieme per il Ministero della Sanità. L'81, ma anche lì ha fatto pochissimo, forse due o tre mesi. E su questi investimenti di Abruciati fu una sua confidenza diretta oppure l'ha saputo da altri? Diretta da chi? Di Abruciati? Sì. Non ricordo bene. Ho detto, le informazioni che ho venivano da loro, appunto da Danilo, De Pedis, adesso non ricordo se me l'ha detto direttamente De Pedis o direttamente Danilo. Lei ha avuto rapporti con la sorella di Abruciati? No. Non la conosce? No. Sa se Abruciati prestava soldi a Balducci? Come? Sa se Abruciati prestava soldi a Balducci? Sì. Sa se Balducci restituì questi soldi avuti da Abruciati proprio con un immobile? No, in particolari proprio non li conosco. Non ho altre domande, Presidente. Come? Finite le domande. Chi altro deve rivolgere domande? Senta, scusi. Alzi un po' il microfono, così non ce l'ha sotto. Ecco, alzi un po'. Ecco, bravo, così. Possiamo completare noi oppure preferisce il collega che non vede? No, no, hai ragione. Prego, no, per noi è uguale, è indifferente. Basta che non ricomincia da capo però, avvocato Gianni. Domande nuove facciamo. Lo tratta sempre meno l'avvocato Gianni, Com'è? Lo tratta sempre male l'avvocato Gianni. No, lo tratto bene, molto meglio di quanto tratto lei, perché è più corretto, è solo che è un po' lungo. Presidente, volevo chiedere, oggi non può rimproverarmi, sono stato presente dall'inizio, quindi ho sentito che l'Abbatino ha detto di aver incontrato Calò. Ci può dire dove, se si ricorda anche l'anno, il periodo? Posso? L'ho incontrato in una traversa di Viale Marconi, all'entrata di una bisca. Il periodo era forse 75-76. Ero insieme a Giuseppe Uccifranco. In quell'occasione si stava svolgendo proprio
una partita non riesce ad essere più preciso tra 85 e 86. No, col periodo no, però ricordo benissimo come ho incontrato che Franco lo ha chiamato zio. Siamo entrati, sono entrato anch'io nella Bisca, però la Bisca aveva un locale adibito a delle partite, non so se era Chamin, con la roulotte, insomma, che venivano organizzate appunto dai siciliani, da Calò chi le gestiva anche erano gente che veniva da Milano, milanese. I croupier insomma. Senti, erano mi milanesi. Fa la cortesia di mi fa la cortesia di descrivermi com'era in quel momento quando l'ha visto Calò, se era alto, basso, c'aveva la barba, i baffi, i capelli, biondo, rossi, neri. Aveva un cappello forse a quadri. Comunque no tipo scopolo, è un cappello normale a quadri. E sembra che avesse i capelli bianchi e baffi sicuramente, non so se aveva anche la barba. Sento una cosa, io le contesto che nell'interrogatorio a cui facevamo riferimento prima, quello dell'8 gennaio 93, 90? A pagina 17.300, 93, e contrassegnata anche a destra, sì, nel 1993, davanti... Aspetta, che numero, avvocato? Pagina? Dunque, è contrassegnata da tre numeri diversi, ce n'è uno stampigliato al centro della pagina, c'è scritto 0-17-300. Poi ce n'è uno con un cerchietto e c'è scritto... Poi ce n'è uno cerchiato e sembra 211. Sì. Poi ce n'è uno in alto a destra, c'è scritto 86. In basso al verbale si riconosce la firma del scrittore Michele Pacifici. Facciamolo finire, se due minuti no, per una telefonata. Andare a controllare il verbale, se esiste con questi numeri all'interno del... dove è stato il verbale? Faccio una telefonata in ufficio per vedere vorrei... che si controlla. Ma adesso, Presidente, poi si accerterà, mica possiamo mettere in dubbio che se le inventa questi verbali, no? Non esageriamo. Presidente, io vorrei che lei... Lei richiamasse il pubblico ministero, Presidente. Io non ho fatto una fotocopia degli atti e non sono mai venuto in cancelleria. Ho preso queste cose dai DVD. Quindi se per cortesia lei richiama il pubblico ministero... Se lei avesse sentito, forse non ha sentito, ma proprio questo sto dicendo al pubblico ministero, che non c'è motivo di dubitare della sua parola. Quindi vada pure avanti con le domande. Allora, in questo interrogatorio, come l'ho detto, in cui riconosco la firma non solo dell'Abbatino ma anche dell'ispettore Michele Pacifici, le altre si leggono male, lei afferma... Alla PG o a quale autorità giudiziaria, scusi avvocato? Davanti a Lupacchini, della firma del dottor Lupacchini non si legge ma si legge nella fotocopia che ho, non pensavo ci fossero oggi questi problemi, se vuole poi glielo ristampo, si legge distintamente la firma di Abbatino e quella dell'ispettore Michele Pacifici, Presidente, perché sono uguali al verbale del 9 ottobre 92. Allora, dicevo, in relazione a Calò, 9 ottobre della... lei dice... Interrompere pubblico ministero, abbia pazienza. 9 ottobre del 1992 è un altro interrogatorio in cui si distinguono le prime due firme, che sono appunto di Abbatino e dell'ispettore Michele Pacifici. Non c'è nemmeno questo, sempre che ho estratto da questi DVD. Posso andare avanti, Presidente? Deve andare avanti. Ci provo. Allora, lei dice, signor Abbatino, dunque, era svolto da Stefano Bontade, la cui morte segnò l'ascesa del Calò. Da parte mia, comunque, non ebbi mai occasione di conoscerlo e di incontrarlo. Cioè lei, in pratica, nel 1993 ha dichiarato che Calò non l'ha mai né incontrato né conosciuto. Oggi, invece, ci ha detto il luogo, la data e l'incontro. Guardi, se vuole io posso anche portarli al posto esatto dove l'ho incontrati. A me mi sembra che in più occasioni ho detto
già da allora di averlo incontrato. Non ho mai detto che lo conosco, che ci ho parlato, però l'ho incontrato sicuramente. E comunque quando si riferiscono a verbali del 92-93, vuol dire che la mia collaborazione non era totalmente proprio aperta, in quanto quando c'erano degli interrogatori che potevano portare su un discorso servizi segreti, magistrati o politici, cercavo insomma di tenermi un po' più, in quanto non mi sentivo sicuro. Oh, ecco, a tal riguardo però lei riferisce sempre in quello stesso interrogatorio con quel, perché il 5398 pagina 32 parla proprio esattamente degli stessi termini. Posso finire? Poi il pubblico ministero può rifare delle domande. Io non credo che si possa fare un controesame in collaborazione. Già sappiamo che in vari verbali ha detto le cose che ha detto oggi il pubblico ministero, quindi diamo la possibilità ai difensori invece di mettere in luce le contraddizioni che risultano da altri verbali. Insomma, cerchiamo di evitare queste continue interruzioni, sennò facciamo notte qua. Poi non è regolare un interrogatorio reso in questo modo, abbia pazienza pubblico ministero. Andiamo avanti. Oh, ecco, a proposito di questa giustificazione, lei parlando di Calò in quello stesso interrogatorio del 93, in cui dice che la sua collaborazione non era ampia, ha riferito però che aveva appreso e conosceva del ruolo di vertice che era svolto da Bontade, che Calò era il cassiere della mafia, cioè riferisce particolari o argomenti molto più importanti dell'incontro cui oggi ci fa riferimento. Ma infatti io non è che sto dicendo qualcosa, sto dicendo soltanto che ho incontrato Calò, non ci ho neanche parlato. È vero che l'ho incontrato e c'era Giuseppe Pucci, non vedo qual è tutto il problema. Oltretutto era un periodo... appunto, dico, proprio perché è un particolare... Che mi sta dicendo? Che sto appunto, dicendo una dico, bugia, è un una cosa? Irrilevante. Eh? No, io sto dicendo che appunto perché era un particolare irrilevante ai fini della collaborazione... Lei ha detto che all'epoca non voleva dire tutto perché non collaborava completamente. Perché all'epoca disse che non l'aveva né incontrato né conosciuto, essendo anche all'epoca un fatto irrilevante, e invece oggi ci ha detto di sì? Ma non lo so dire. Comunque, numerosissimi verbali ho detto che può darsi che mi sia sfuggito, non so, può darsi che ero infastidito da qualche cosa che non volevo. A volte mi è capitato che non. Che volevo smettere la collaborazione, non so quale verbale, voi stessi avete detto che ho fatto centinaia di verbali, non posso ricordare in che modalità ho fatto quel verbale. Comunque sono anni che dico che ho incontrato Calò, non ci vedo niente di, non è che ho detto l'ho incontrato, ho visto fare qualche reato, l'ho incontrato, non so, potrei dire che ci ho parlato, che lo conosco bene, mi sto dicendo che l'ho incontrato con Giuseppe Pucci, e erano gli anni 75-76, insomma. Senta, va bene, perché lei affermò all'epoca che Bontade era il vertice, era il vertice di Calò? Conosce cos'è un mandamento, sa se... No, erano soltanto notizie che ricevevo dal gruppo di Testaccio, in quanto loro erano più a contatto, la banda di Magliana che era formata da tre gruppi, avevamo dei contatti che poi magari erano separati, loro avevano più contatto con i siciliani, noi avevamo più contatto con i napoletani, precisamente col gruppo di Raffaele Cutolo, magari su quest'altro versante potrei essere più specifico, su quel contatto che tenevano loro di Testaccio, ne sapevano più loro perché li curavano loro. Alcune cose venivano messe al corrente, altre no. Senta, lei è stato mai presente ad uno di questi contatti o li ha avuti solo come riferiti? Presente mai, eh? Lei ha detto, mi riferivano che c'erano stati una serie di contatti anche con dei napoletani e siciliani. Lei è stato mai presente personalmente ad uno con di questi napoletani, contatti? Sì. Con i napoletani, sì. Con i siciliani, no. Ecco, ci dice... Con i siciliani? Con i siciliani, no. Appunto, era un contatto che tenevano quelli di Testaccio. Dunque, gli appuntamenti ci andavano loro, come noi tenevamo quelli con i napoletani e non venivano loro, andavamo noi.
Ho capito, le dissero Calò a quale gruppo, a quale associazione in particolare apparteneva, a quale famiglia? Le faccio una domanda cumulativa così il Presidente non mi richiama. No, non lo so proprio, no, almeno non lo ricordo. Nulla di tutto questo? No. Le spiegarono quali erano le regole, come mai, se c'erano delle regole per quei gruppi di siciliani, le raccontarono di regole mafiose, di qualcosa di questo? No, ma era una cosa che neanche ci riguardava, non è che facevano parte della banda della Maiana, erano soltanto contatti più che altro per il rifornimento della droga. Come ripeto, anche noi avevamo contatti con i napoletani e non è che andavamo a chiedere quali erano le regole di loro. Quando lei fa riferimento ai siciliani, si riferisce, mi dice per favore i nomi e cognomi di cui ha avuto notizia? Quando faccio riferimento ai siciliani riferisco al gruppo di Pippo Calò, che già negli anni 70 si sapeva che stava a Roma e che controllavano più che altro le bische clandestine, appunto, il gioco d'azzardo. Senta, negli anni 70, se può essere un po' più preciso, che si sapeva che stava a Roma, che vuol dire negli anni 70, 71, 79, 75? Dal 74 in poi. Almeno, per quanto ne so io, dal 74 in poi. Oh, quindi nessun altro nome oltre questo, di Come? Siciliani, che lei abbia sentito direttamente? Non ho capito, scusi. Chiedo scusa, nessun altro nome di siciliani lei ha sentito oltre questo che ha fatto? Oltre Calò, Bontade. Al momento non ricordo altri nomi. Senta una cosa, Calò e Abbruciati lei li ha visti insieme quante volte o mai? Calò e Abbruciati? No, visti fatta insieme. Fatta male la domanda, no. L'ha visti mai insieme o qualche... Calò e Abbruciati non l'ho mai visti insieme. Non li ha visti mai insieme? Mai visti insieme. Le avevano riferito qualcosa su dei rapporti che avevano oppure anche su questo non le avevano riferito nulla? Sapevo che Abbruciati era in contatto con Calò tramite Ernesto Giovanni. Sì, in contatto significa che si frequentavano. Contatto, che aveva anche rapporti molto di affari. Intimi. Rapporti di affari. Senta una cosa, che lei sappia, Abbruciati faceva uso di sostanze stupefacenti? Di droga? No, non l'ho mai visto direttamente, però credo di sì. Chi gliel'ha riferito? Come? E chi glielo ha riferito? Era una cosa che si sapeva. C'erano pochissime persone che facevano uso di stupefacenti, ma non in una maniera esagerata. E uno credo che sia... No, credo, uno era Danilo Abbruciati. Senta una cosa, prima ha detto che c'era sugli investimenti molta riservatezza, per cui vi arrabbiaste in pratica per non aver avuto notizie in relazione a questi investimenti degli altri appartenenti a questo gruppo a cui lei ha fatto riferimento. E così ho capito bene, sì? Sì. Senta, e c'era riservatezza solo su questi investimenti oppure anche su altre azioni, altre cose che altri potevano compiere per conto proprio? Guardi, non lo so, da parte nostra c'era un'apertura totale, insomma c'era una certa lealtà sia con i componenti nostri sia che loro. A un certo punto noi abbiamo cominciato a vedere che loro facevano delle cose di nascosto e questo appunto era uno dei motivi dove cominciavano a nascere dei sospetti, degli screzi. Capito, solo su questi argomenti qua degli investimenti c'era riservatezza oppure c'era anche su altre questioni? Per esempio sulla vendetta contro i proietti dopo che è morto Giuseppe Pucci l'abbiamo fatta insieme, non c'era riservatezza. Come si dice, commettevamo omicidi sia in gruppi diversi, li organizzavamo insieme. La cosa un po' più... No, invece delle azioni delittuose... Come? Per esempio, se lei commetteva un'azione delittuosa, doveva metterne a parte o ne metteva a parte anche gli altri oppure no? Le regole erano queste.
che bisogna metterli al corrente anche gli altri, anche perché essendo legati, cioè, anche la polizia sapeva che agivamo insieme, dunque se te fai un reato senza sapere a me che io nel frattempo potrei costituirmi un alibi, una cosa, insomma, non è una cosa fatta bene, insomma, volevo di questo in parole un po'. Quindi queste erano le regole, quindi sì. Senta una cosa, prima ha fatto riferimento a delle, a, se non ho capito male, altrimenti chiedo scusa, a delle foto che lei avrebbe visto di case, di villette in Sardegna, è sì. Così? Senta, si ricorda com'erano queste villette, se erano attaccate, staccate? No, non so perché ne parlavano anche, neanche ricordo né il colore né la forma, comunque erano delle villette a schiera. So che è una schiera perché si parlava, insomma, si è parlato di villette a schiera. Quindi questa foto lei non l'ha vista, come ha detto prima, o ho capito male io? L'ho vista che girava, però non ero interessato, almeno non la ricordo, non ricordo come erano fatte, però c'erano le foto. L'ha vista girare ma lei non l'ha osservata. Come? Cioè si può dire che l'ha vista girare ma non l'ha guardata direttamente. Esatto, non l'ho guardata attentamente.